Chiede ora di intervenire il deputato Sibilia, prego, ne ha facoltà. Caro Sindaco di Firenze, nominato Presidente del Consiglio, invidio molto, avete allergia alla verità, è la verità, è il Sindaco di Firenze nominato Presidente del Consiglio. Invidio molto la sua grande capacità di parlare tanto e non dire niente. Invidio molto la sua capacità di dire una cosa e fare il suo esatto opposto, senza vergogna. Caro Renzi, le primarie a 2 euro sono finite, ora sei al governo, ben arrivato. Immaginare un futuro diverso, nuovo, diremo, faremo. Queste sono le parole del tuo linguaggio, parole vuote, caro mio. Sento quasi riecheggiare gli insegnamenti dei vecchi democristiani che ti hanno fatto scuola. Se non ti vuoi prendere responsabilità in politica, sii sempre generico. Se vuoi ipnotizzare la gente, non dire mai tempi e modi di ciò che vuoi fare. Sii sempre un po' vago. E questa è la sintesi da marionetta di De Benedetti, da ultimo dei becchini della sinistra italiana. Ieri hai detto un diverso atteggiamento verso la scuola, affrontare in modo diverso il rapporto verso la pubblica amministrazione, un fisco con connotati diversi, come se fosse Antani, mi verrebbe da dire. Da bravo paggetto di Arcore hai aggiunto: ogni settimana mi recherò nelle scuole per dare un segnale simbolico. Comincerò da Treviso, da un presidente del consiglio di un paese al tracollo. C'è bisogno di fatti. Le scuole non hanno bisogno di simboli, hanno bisogno di carta igienica, di rifare i bagni, di rifare i tetti che crollano. Noi avevamo proposto con questo emendamento nella legge di stabilità 2,5 miliardi di euro di investimento in un piano che si chiamava Cantiere Scuole per ristrutturarle. Il tuo partito lo ha bocciato. Forse perché, come hai detto ieri, secondo il PD, la scuola non ha bisogno di denaro, ha bisogno di una nuova forma mentis. Cari professori precari, cari bambini, se vi cade il tetto in testa, se la vostra scuola è piena di amianto, non chiedete soldi per la bonifica o per le ristrutturazioni, cambiate forma mentis. Riduzione del cuneo fiscale a doppia cifra entro il primo semestre 2014, quindi entro giugno, significa che bisogna trovare 20 miliardi, senza contare che già la Corte dei Conti ha detto che ne mancano 13 nell'ultima legge di stabilità e senza contare che il prossimo ottobre ci sarà da onorare il Fiscal Compact, trattato europeo firmato da voi, che ci costringerà ad un ulteriore taglio di 50 miliardi sulla spesa pubblica. Dove pensa di trovare le coperture, signor Renzi? Andrà di nuovo ospite alla ruota della fortuna? Comprerà una vocale? Revisione organica della giustizia entro giugno 2014, perché dovrà discuterne con Berlusconi in maniera dettagliata, e questo è giusto. Ancora, immaginiamo la capacità di attrarre investimenti, ha detto così. Sì, la immaginiamo, un'altra ondata di svendite e privatizzazione di Eni, Enel e Finmeccanica, che fanno tanto bene alla sinistra delle larghe intese. Fondo di garanzia per le PMI. Fondo di garanzia per le PMI. Ah, ma te sveglia, il fondo ci sta già. Senta, si può esprimere in modo rispettoso, per favore. Voi del Usi Movimento un 5 tono più Stelle. consono quando si esprime Presidente, e si rivolge al Presidente del Consiglio. La prego, onorevole Sibilia, la prego. mi vuole ghigliottinare come il 29 gennaio Non, 2014? questa ironia non ci serve. È totalmente gratuito questo tono. Continui col suo intervento. Stavo solo sottolineando che il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese c'è già, bisogna metterci i soldi. Noi del Movimento 5 Stelle ci tagliamo lo stipendio a metà e lo mettiamo in questo fondo. Quindi volevo capire se tu e i tuoi deputati siete disposti a fare la stessa cosa o siete solo chiacchiere. Almeno Letta si era giocato il colpo ad effetto dicendo che i suoi ministri non percepivano indennità di carica e i tuoi? Madia, Boschi, Guidi, Padoan, cosa faranno? Incrementeranno ulteriormente il loro conto in banca o vogliono lasciare qualcosina alle casse dello Stato, così per sbaglio? Mentre lei e Letta vi facevate le scarpe per giochini di potere interni al partito, in Italia succedeva più o meno questo. Per la crisi tra il 2008 e il 2012 hanno chiuso circa 9.000 imprese storiche, con più di 50 anni di attività alle spalle. Si tratta di un'impresa storica su quattro. Nel primo semestre 2013 si sono registrate 6.509 procedure fallimentari, in aumento del 5,9% rispetto allo scorso anno, e la tendenza è in crescita.
In 6 anni in Italia sono sparite 134.000 imprese, a ritmo di 22.330 imprese all'anno. Questo è il dolore vero, non quello di cui parli tu dai palazzi della provincia che prima ti ha dato da mangiare e ora dici di voler abolire. Bravo. Noi abbiamo proposto il taglio dell'IRAP per le microimprese. Con questa proposta di legge, te la mostro così capisci com'è fatta una proposta di legge. I dati che l'ho appena detto sono i dati della deindustrializzazione, della distruzione della domanda interna, dell'austerity, quella che ci ha fatto fare il governo Monti, quella dei compiti a casa, gli stessi che dici di voler fare tu. Si può allontanare cortesemente dai banchi del governo? Sì, ma lei si esprima in modo adeguato, per quest'Aula. Presidente, se lei vuole attenzione, sia in grado anche di esprimersi in modo adeguato. Continui, forza. Scusate, mi sto esprimendo in italiano, richiamavo al regolamento. Dunque, dicevo, questo era il compito a casa del governo Monti, è lo stesso che ci vuole far fare lei. Io mi aspetto che lei me lo dica, io lo sento che vuole dirlo, ce lo chiede l'Europa, su, me lo dica, ce lo chiede l'Europa. Del resto, lei e Padoan siete figli di Troika. È spiegato, e lo spiego subito perché siete figli di Troika, perché diversamente non si capisce il motivo. Concluda. Per cui già il 7 gennaio 2014 il nome Renzi compare in un documento della UBS, la banca più influente del mondo dopo Barclays, che illustrava le linee programmatiche che lei seguirà da Presidente del Consiglio. Concluda, è già oltre il suo tempo, concluda. Mi ha interrotto 12 volte, grazie, sono oltre. Concluda. Va bene, io concluderò perché altrimenti finisco. Grazie, per rimpiangere. Concluda. Allora, caro Renzi, dopo averlo smacchiato, dopo averlo rottamato, mi domando solo quale sarà il vostro prossimo slogan vuoto, visto che state continuando a prendere indebitamente soldi pubblici e regalare soldi alle lobby. Bene. E alle banche degli amici, suggerirei no, questo. No, lei è già oltre un minuto. Ma è già oltre inizio. Un minuto. Grazie, Matteo. Grazie. La ringrazio.